Mauri Magazine. È martedì 2 dicembre 2014, buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla e benvenuti a Napoli Magazine, la trasmissione radiofonica dedicata al calcio Napoli che approfondisce i temi proposti sul web da napolimagazine.com. Ma cominciamo subito alla grande con il nostro capitano Gianfranco Lucariello. Ciao Gianfranco, buon pomeriggio. Michele. Ciao, buon pomeriggio a tutti, anche al direttore che non c'è per il momento. Nicchia, il direttore nicchia a quest'ora, nicchia, caro nicchia. Gianfranco. Caro Gianfranco. Dorme allora. Un po' come ha nicchiato il Napoli, Gianfranco, per un'ora abbondante della partita ieri. Ma se dovessi chiedere, lo so che tu mi diresti chiedere a Benitez, ma se dovessi chiedere a te perché il Napoli, e io dico anche Benitez, ha un po' rinunciato a far gioco nella prima ora della partita, tu che spiegazione mi daresti, Gianfranco? Il Napoli si è fatto prestare perché la squadra avversaria in quel momento ha espresso una superiorità proprio a questo livello maggiore. Poi, se scendiamo nei particolari, allora ti dico che il problema è sempre il centrocampo, perché quando hai i centrocampisti di grande livello stanno a giocare bene la palla, loro si può anche ripartire in contropiede, si possono fare tante tante altre belle cose. A proposito di belle cose, il bel gol di Eder, bel gol ci hanno fatto segnare i nostri difensori, certo. A Eder, compreso il portiere, che non lo so, qualche cosa da rimproverarsi e da rimproverarmi probabilmente c'è. Non si può dire che non fosse proprio ben piazzato, perché era proprio sul suo lato, lui era oltre la metà della linea di porta, proprio sul primo palo, e non avrà visto la palla, non lo so quale può essere, però insomma era un gol che bisognava già bisognava impedire a Eder di girarsi in quella maniera, e ha fatto il comodo suo proprio girandosi, toccando la palla, girandosi. I quattro lì si sono fatti impinocchiare purtroppo dal movimento, non lo so a che cosa pensavano, ma certamente dovevano fare muro e impedirgli quattro di loro contro uno. Per quanto Eder possa essere bravo, però ci ha messo pure lui una mezz'oretta per girarsi, quindi c'era tutto il tempo per intervenire. Quanto riguarda, tu hai tirato in ballo i Guarini, però dobbiamo dire pure un'altra cosa, non è che tu gli dai una in tutta un'ora di gioco una palla profondità e devi pretendere per forza il gol, che anche lui può sbagliare, così come è successo l'unica palla vera in profondità che ha avuto. Mi sembra che il Napoli da quel livello abbia espresso ben poco, attenzione, non è che abbiamo fatto chissà quanti tiri in porta, l'unica vera palla gol grande quando una casa che ha avuto Higuain è stata quella palla in profondità, purtroppo all'ultimo momento non ha avuto il riflesso pronto per alzare la palla e metterla in porta prima dell'ultimo momento dell'intervento del portiere avversario. Gianfranco, d'altronde quello che dici è talmente vero che, e vedevo la statistica evidenziata nel corso dell'intervista di Benitez a Sky, che mai in questo campionato il Napoli aveva tirato in porta zero volte nel primo tempo. Ed è un dato strano per una squadra che vanta secondo mi pare il miglior attacco, uno dei migliori attacchi del campionato, e proprio lì in quella zona possiamo pensare che guarda, a me fa piacere per Lorenzo Insigne, perché ha fatto, adesso lo valutiamo veramente per quello che ha fatto e gli dobbiamo dire bravo anziché picchiarlo come fu in quella circostanza, che Lorenzo ha fatto delle cose Insigne, delle cose meravigliose, ed è, si può dire, pressoché l'unico sempre con una costante di prestazione, di continuità, che ha messo in crisi tante difese avversarie. Per il resto abbiamo visto ieri sera, ragazzi, Callejon spento, è tornato dalla nazionale proprio che sembra un altro. Centrocampo che non riesce ad esprimersi a grandi livelli, a livello di qualità. Hamsik che vaga per il campo, non lo so di che cosa, quale sia il problema. Certo che è la controfigura di quel bellissimo giocatore che ricordavamo, non ho idea, e che segnava, poi, sempre, ragazzi, contro la Sampdoria. Poi diciamo Higuain si arrabbia,
Ma Higuaín si arrabbia perché le palle che riceve là sono contate sulle punte delle dita, anche di meno. Certo, certo. Gianfranco, c'è una sorpresa perché il direttore ha finito di nicchiare. Direttore! Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici, e soprattutto al maestro Gianfranco Lucariello. Ciao nicchiatore, ciao, benvenuto, benvenuto in trasmissione. Gianfranco, ma il nostro slogan per Michele l'hai rispolverato oppure no? No, non abbiamo parlato ancora né del muretto né dello scalino, lo facciamo, facciamo precipitare fra poco, è un momento dei saluti. Esatto, io direi di chiudere con un attento d'Italia allo scalino che secondo me è un refrain che adesso girerà per tutta Napoli, però vi stavo ascoltando effettivamente. Questo pari lascia un po' di amaro in bocca, però tutto sommato per com'era andata, Gianfranco, meglio così, no? No, Antonio, guarda, certo, io sul primo tempo del Napoli, mettiamoci una pietra su, secondo tempo è andata molto meglio, e poi è un pareggio strappato proprio per i capelli, che ha consentito questo gol di Zapata. Ha consentito al Napoli di mantenere il terzo posto, cosa importantissima, quindi non è che bisogna buttare tutto al mare. Comunque la reazione c'è stata, scomposta, brutta, ci hanno fatto innervosire, siamo saltati sulle sedie parecchie volte, però la cosa importante è che Zapata o di Rizzo o di Raffa ha messo la palla in porta, 1-1, Napoli terzo in classifica, punto. Due rigori a favore del Napoli che non ci sono stati, perché come mai la Juve invece nelle stesse situazioni i due rigori li ha o no? No, perfettamente d'accordo. Ho cioè, messo non ho capito. Attenzione, che sennò dicono Gianfranco Lucarella fa il vittimismo come a tutti i napoletani. No, vabbè, no, perché quelli sono sacrosanti e ci sta un assistente di linea di porta. Credo che abbiano visto meglio di noi addirittura, non l'hanno chiamato. Ma ce l'aveva, i difensori della Sampdoria ce l'avevano con gli spagnoli del Napoli, prima Albiol e poi David Lopez. Fortunatamente Callejón c'è stato poche volte in area, altrimenti ma ce l'avevano con gli arbitri allora con gli spagnoli del Napoli. Non è possibile, due rigori sacrosanti, insomma, pure un bambino pigliava il fischietto e li chiamava questi rigori. Camma fa. Poi ci conserviamo o ce la mettiamo a spighetta questa cosa, come si vuol dire, è pronta a restituirla però, attenzione. Certo, certo, certo. Gianfranco, No Michele, ma sono sempre gli stessi poi che fanno gli errori. Cioè Rocchi, Mazzoleni, Tagliavento. Ieri c'erano Rocchi e Tagliavento, tra l'altro, quindi due insieme, non uno. Vabbè. No, ma d'altronde ieri facevano notare come gli arbitri che vengono sospesi adesso li riciclano come giudici di linea, cioè come giudici di area, voglio dire, cioè proprio veramente incredibile come in Italia non si riesca a dare una punizione e a farla rispettare. Ma dai, il giudice di porto stava nemmeno 7 metri dai falli. Gianfranco, scusa, non segnalare all'arbitro se non l'ha visto. Ma di che parliamo? Gianfranco, ma di che parliamo ancora dei giudici di porta se ancora una volta c'è stato un gol fantasma, o meglio, un gol fantasma nel senso che era gol e non l'hanno dato? Di che parliamo? Quegli arbitri vengono pagati, non so, 2.000-2.500 euro a partita per stare sulla linea di porta. Per stare sulla linea di porta e vedere se è gol o non è gol, o se c'è un fallo da rigore e questi non vedono i falli da rigore e se la palla è entrata o non è entrata. Ma stiamo scherzando veramente. Ma che fanno? Si posizionano, poi io li vedo tutti attenti, si posizionano guardando la linea. E cavolo! Si abbassano, si piegano sulle gambe per vedere. Ma che, vedono? I soldi che prendono. Ma io comunque devo fare anche un piccolo appuntino a Benitez, nel senso che
La scelta iniziale non cominciamo con Benitez, non fate delle scontrose inconsolabili. Gianfranco, Mazzari se n'è andato, è stato lui che se n'è voluto andare. Non fate delle inconsolabili. Michele, pure a te, pure a te. No, dicevo, un piccolo appunto lo voglio fare, per carità, senza offendere nessuno, ma guardando la fascia sinistra e la scelta iniziale, non è stata molto premiata, no? Quella di vedere Britos terzino che lanciava Ghoulam. Guardando invece poi il rendimento di Ghoulam quando è stato sostituito Britos e ha fatto praticamente il suo ruolo, ci fa capire che Ghoulam era come un pesce fuor d'acqua. Allora però una cosa me la dovete far dire. Come no? Doveva giocare a sinistra De Guzman. Gioca De Guzman e dite perché non ha messo Ghoulam e Britos a sinistra. Gioca Ghoulam a sinistra con Britos alle spalle e dite perché non gioca De Guzman. Gioca Maggio e si dice è messo, gioca messo e Maggio non ha giocato. Ragazzi, Gianfranco, però permettimi. Attenzione. No, dico, permettimi, però è anche vero che poi Mertens ha giocato, cioè Mertens non poteva partire titolare. No, secondo me ha fatto bene a fare, che è un ragazzo che viene da un infortunio molto serio, l'ha superato bene, però i giorni di preparazione normale come gli altri non ce l'aveva. Poi ha fatto bene a farlo entrare in clima partita dalla panchina e a inserirlo al momento opportuno. Al di là dell'infortunio, ricordate che Mertens è dirompente a partita in corsa. Ieri sera non si è visto granché, si è visto proprio, probabilmente per l'assembramento che ci stava pure sulla fascia, ma c'è da pensare pure che comunque aveva nella testa, deve avere nella testa ancora quel brutto infortunio che ha subito. Comunque, intanto Gianfranco Zapatone l'ha mortificato però nel finale a Ferrero, no? Che si stava sbattendo un po' troppo in tribuna. No, non ho sentito bene, direttore. Detto il dottor Zapatone, Duvan Zapata, l'ha mortificato, l'ha spento Ferrero che si stava sbattendo un po' troppo in tribuna. Ah sì, vabbè, ma quello è un personaggio incredibile. ha fatto dei passaggi che non è che ci sono piaciuti assai, però ecco, non possiamo dire che non sia un personaggio simpatico, è uno che va al di fuori delle righe in un calcio che è ossessionato dal fatto che il regolamento si deve osservare, non una parola diversa da quella, altrimenti ci sono subito i deferimenti. Mi pare che Ferrero ne ha presi due a proposito. L'abbiamo imbriacata, Zapata gli ha fatto un dispetto grande contro una casa, ma soprattutto ha ridato il terzo posto al Napoli con quel gol. Napoli Magazine. Eccoci pronti a ripartire, direttore, ci sei? Sì, non ho capito che hai detto, però sì. Eccoci pronti a ripartire. Ah, ecco, vabbè. Tu nicchi e non ascolti bene, come ha detto il grande capitano, e quindi insomma ti confondi, ti assenti. Sì, vabbè, sei un po' esagerato. Sei un po' come Hams che si assenta dal gioco. Però, effettivamente, guarda, una partita. Però io l'ho visto bene dopo l'1-0. No, l'ho io non l'ho visto proprio, perché non... Più dei... sia lui che Higuain e Caglion non hanno inciso, dobbiamo essere onesti. Beh, Higuain effettivamente ha avuto un paio di occasioni, è vero che come ha detto Gianfranco, cioè non possiamo sempre chiedere l'impossibile a Higuain, o che la butti dentro ogni palla che arriva. No, però soprattutto le occasioni le ha avute, dai. Un paio di occasioni le ha avute, soprattutto quella dove si è fatta rubare il pallone da Romero, lì devi tirare. È tutto sommato un punto guadagnato questo pari con la Sampdoria. Ti ripeto, nel primo tempo non mi è piaciuta la scelta di Ghoulam alto a sinistra con Britos terzino, perché provava invano a servire il compagno in difficoltà a centrocampo, anche gli stessi David Lopez e Hiller, stranamente bene Rafael, ma questo ci fa piacere, anche perché dobbiamo sottolineare che è stato incolpevole sul gol di Eder e in questa occasione ha sbagliato
al Viola a farlo girare, perché poi il pallone è passato sotto le gambe di Koulibaly, certo, e David Lopez ha alzato le mani, non si è opposto. Quindi quindi chiaramente questo è un dato che va sottolineato. E salutiamo il prossimo ospite, Antonio, il collega del Roma, esperto di mercato, Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, buon pomeriggio. Eccomi qua, buon pomeriggio a voi. Caro Giovanni, ben ritrovato, come ciao. Stai? Sì, sì, bene, bene, bene. Oggi potrei dedicarvi un po' meno tempo del solito, perché ho trovato... So che sta impegnato. Esatto, avevo avvisato Antonio un ritaglio di tempo, perché l'appuntamento è immancabile. Assolutamente. Gianni, allora andiamo subito al dunque. Pari del Napoli a Genova contro la Sampdoria, abbiamo visto anche Gabbiadini. Ma tu sai qualcosa di questo incontro di mercato tra Ostia e Bigon? Ma beh, insomma, l'incontro c'è stato ieri a margine della partita. Bigon e Ostia hanno parlato. Ovviamente c'è stata, insomma, qualche smentita di diritto, soprattutto da parte di Osti, ma è chiaro che c'è la possibilità per il Napoli di prendere Gabbiadini, c'è la possibilità di fare questo affare adesso, a gennaio. Il club azzurro lavora sul discorso Juventus, perché l'altra metà del giocatore appartiene ai bianconeri. Se la Juventus darà l'ok, il Napoli può chiudere l'affare a una cifra anche interessante, insomma. Siamo probabilmente anche sui 12 milioni di euro, cifra complessiva, ovviamente metà alla Samp e metà alla Juve. Si vocifera anche di uno sconto da parte della Sampdoria, quindi insomma un discorso fattibile. Quindi 12 milioni di euro, non 15 come vociferato nelle ultime ore. Sì, nel senso che andrebbero alla Juve 7 milioni di euro, alla Samp un po' meno, 4-5 milioni, una sorta di occhio di riguardo del club blu cerchiato. Quindi il Napoli otterrebbe uno sconto, una cifra comunque importante, ma prenderebbe Gabbiadini, che non è un giocatore incedibile, anche Osti lo ha detto, lo ha confermato. Se la Juve darà il suo ok, il Napoli lavorerà per fare questa operazione a gennaio. Bene, bene. Tornando invece sul pari tra Samp e Napoli, cosa ti resta negli occhi? Ma ci resta gli occhi un Napoli che fa un po' arrabbiare, perché è un Napoli che reagisce soltanto dopo aver preso lo schiaffo, e non si capisce perché. Bisogna aspettare il gol per vedere la squadra giocare. A me francamente non è piaciuto il Napoli, perché ho visto una squadra un po' passiva nei confronti di una buona Sampdoria che l'ha messa sul piano della grinta, del fisico. Il Napoli secondo me doveva replicare da questo punto di vista, ci ha provato ma non nel modo giusto. Mi è piaciuto Koulibaly, grande grinta, che però si è beccato anche un cartellino rosso proprio perché andavo a compensare qualche lacuna dei compagni proprio dal punto di vista dell'aggressività. Bene ha fatto Benitez, secondo me, a dare fiducia a Goulam, che in avanti non ha giocato bene. Quando l'ha messo dietro l'algerino ha fatto meglio, coprendo più campo, avendo più spazio in avanti, ha messo quella bella palla per Zapata, altro cambio indovinato. E a questo punto anche Higuain lo aggiungerei tra le delusioni, perché il colombiano in quei pochi minuti ha fatto meglio dell'argentino, regalando al Napoli un pareggio comunque importante. Per quanto riguarda invece l'ultima curiosità di mercato, poi ti lascio libero ai tuoi impegni, si parla nuovamente di tanti altri giocatori. Ce n'è uno che però infiamma i tifosi, è il Pocio Lavezzi. Tu dove ti posizioni? Ma io mi posiziono su quello che so, nel senso che Lavezzi ha una sorta di braccio di ferro aperto col Paris Saint Germain. Lavezzi vorrebbe rinnovare a cifre importanti, il suo contratto scade nel 2016. Paris Saint Germain è disposto a rinnovare, ma a cifre praticamente dimezzate. Lavezzi non ci pensa neanche, e quindi chiaro, il giocatore spinge per un addio. Il Paris Saint Germain non lo libera adesso, sicuramente la prossima estate potrebbe partire, però bisogna capire il Pocio a che tipo di contratto ambisce. Mi risulta che lui vuole un ingaggio importante, parliamo di 4 milioni di euro, una cifra del cartellino anche alta nonostante sia scadenza 2016. Quindi per il Napoli ad oggi le condizioni sono difficili, però
Benitez lo ha confessato, lo ha confermato. Teniamo d'occhio la Vizzi proprio perché è una situazione che si può evolvere in maniera positiva, non a gennaio secondo me, ma a partire dalla prossima estate. Io credo che se De Laurentiis avrà la possibilità, a condizioni ovviamente compatibili, secondo me potrebbe portare la Vizzi a Napoli, soprattutto in caso di partenza di uno dei big lì davanti. Magari con Gabbiadini un ritorno di La Vizzi secondo me sarebbe un ottimo mercato. Giovanni, a proposito di questo, quanto conta il rapporto che c'è tra La Vizzi e De Laurentiis al di fuori del campo? Quanto potrebbe contare, incidere? Conta molto, mi risulta che il rapporto è ottimo, La Vizzi ha un buon rapporto con i napoletani, nonostante le sue dichiarazioni sulla privacy che conosciamo, ma che lui fa in buona fede, insomma lui è sincero quando dice questo, col presidente c'è un ottimo rapporto, insomma si sono lasciati bene, De Laurentiis lo stima, altrettanto fa il pocio, è chiaro che tornerebbe a 30 anni, però io penso che per La Vizzi De Laurentiis farebbe un'eccezione, però non alle cifre che guadagna oggi il Pocio, che ripeto sono di 4 milioni e mezzo l'anno. Se il Pocio dovesse lasciare il Paris Saint-Germain e accontentarsi di un contratto un po' inferiore, insomma non più di 3 milioni di euro, 2 e mezzo, io penso che De Laurentiis ci proverà, non a gennaio ma la prossima estate. Ritornati in campo, speriamo più motivati del Napoli, sicuramente lo siamo, e siamo pronti a salutare il prossimo ospite, Paolo Prestisimone. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. E mi sa che ancora una volta ci sono buoni e cattivi. Sì, ma ce le ho qua già da un po' di tempo, ho avuto il tempo di pensarci. E allora partiamo con i buoni, Paolo. Sai, nelle pagelle di tutti ovviamente non può non esserci Duvan Zapata nei buoni. In effetti lui in un quarto d'ora è riuscito a mettere insieme quel gol là, il gol che ci ha dato il pareggio, però non vorrei trascurare nel gol di Zapata l'apporto di Wayne, che tu dici che è carcere, proprio Wayne che doveva essere lui, invece Wayne si è trascinato dietro mezza difesa, come succede spesso nel Napoli e della difesa avversaria, e lui Zapata è stato bravo a trovare quello spazio, è stato bravo a sfruttare lo spazio che si era aperto mettere insieme, per mettere dentro quella palla cui nessuno ormai pensava più. E ti faccio subito una domanda, perché mi dai un assist grosso come una casa, ma allora perché non provare ogni tanto a mandarli tutti e due in campo insieme dal primo minuto? Ma sai, io credo che si tolgano, alla fine si finiscono per togliersi gli spazio. Certo, potrebbe essere una chiave quella di far sfilare uno dei due, come hanno fatto, come dicevo prima, in occasione del gol, che apre spazio all'altro, però sono sostanzialmente due punte centrali che giocano da punte centrali, e sono ancora di più Zapata di Wayne, quindi potrebbero in qualche modo ostacolarsi. Comunque bisognerebbe pensare di trovare una soluzione un po' architettata nel tempo e nello spazio sul campo per vedere di sfruttarli insieme. E come sempre quindi non c'è tempo, perché con il calcio di oggi insomma non puoi avere tempo di fare delle prove una volta cominciata la stagione. Questo mi pare evidente. Paolo, i buoni abbiamo detto, i due attaccanti, i cattivi, beh, io devo dire che ma non so come non mettere Britos, perché nei cattivi, perché lui veramente da quel lato lì gli arrivavano dei fulmini, lui era in difficoltà, lento sicuramente nell'approccio, e gli passava Eder davanti, che era scatenato, era fatto essere il migliore in campo, probabilmente oltre che autore del gol, ma lui era veramente in difficoltà su quel lato sinistro, e onestamente Brigos mi sembra che sia effettivamente il cattivo tra virgolette della domenica, e tra l'altro ha messo anche un po' a disagio tutta la catena di sinistra. Infatti è stata in difficoltà tutta la catena di sinistra. Gulam, che quando, alla fine, quando è tornato Gulam giù, è tornato giù, che faceva diciamo la vecchia ala sinistra all'inizio, è tornato giù in difesa, e poi comunque si è liberato di quel cammino, non può fare l'attaccante di fascia, perché ha altri movimenti, altre
altri input, altri spazi, altri flash. E giusto proprio quando si è liberato di questo peso, poi alla fine ha messo quel crossetto non male, sul quale poi Zapata è riuscito a impiegare il capoccione e a mettere la palla in porta. Questo potrebbe essere questo finale, spero che possa essere per il Napoli una svolta, diciamo che qui potrebbe essere un finale svolta, anche perché non ricordi altri gol segnati in extra time nella squadra, anzi erano quasi sempre presi gol nei tempi la vecchia zona Cesarini, e adesso l'abbiamo messo. Potrebbe essere la svolta, potrebbe essere anche morale, e che riflettersi poi sul fisico, della fiducia, della possibilità di poter fargli avere anche questa chance. C'è la coincidenza, è la prima di campionato, no Paolo? De Guzman, anche lui, e se non ricordo male in extra time, a Genoa ancora riuscì a mettere dentro il pallone del 2-1, evidentemente lo stadio di Marassi ci porta bene. Bisogna andare a giocare lì, allora evidentemente, lo stadio che ricordo, perché tutte le trasferte che ho fatto faceva freddo, anche quando non era freddo, faceva freddo sempre. Anche quando era caldo fuori, in Logorosa, evidentemente deve essere molto ventilato e comunque aperto dappertutto. Noi siamo abituati a stadi ben più chiusi e ben più vasti. Quello è uno stadio, diciamo, aperto, tra virgolette, aperto dove proprio fa troppo freddo sempre. Paolo, parliamo un attimo di mercato, perché in questi giorni, oltre alla voce su Gabbiadini, indirettamente confermata ieri tra l'altro proprio dalla DS della Sampdoria Osti, è venuta fuori anche questa voce del Pocio di Ezechiel Lavezzi. Sappiamo quali sono le difficoltà, e sono difficoltà di tutti i tipi. È difficile che un giocatore del genere possa muoversi a gennaio, però sognare non costa nulla, illudersi è pericoloso, sognare non costa nulla. Tu lo faresti uno sforzo per Lavezzi anche per la prossima stagione? Ma sai, sono quei, come dici tu, giustamente sognare non costa nulla, però basta che non... quindi è giusto sognare uno di quei giocatori che sono rimasti nel cuore, nella mente di Napoli e dei napoletani, e quindi figurati, non arrivi di Lavezzi, non dico Maradona, però è stato un giocatore che effettivamente ha lasciato segno forte a Napoli e la gioca poco e niente a Parigi, quindi il sognare Lavezzi, però non bisogna, appunto, come dicevo, neanche esagerare con perché poi dobbiamo tenere conto del viaggio, dei soldi, e sfuggirebbe al momento ai parametri che il Napoli si è dato nella costruzione, nella gestione del gruppo, dove il Napoli è una delle squadre migliori d'Italia e d'Europa per appunto le entrate e uscite. Quindi sarebbe veramente difficile riportarlo a casa. Molto più verosimile invece Gabbiadini, perché sembra che, e tra l'altro anche la Sampdoria sia disposta ad abbassare un po' le pretese. La Juventus questo non lo farà mai, soprattutto nei confronti del Napoli, quindi il giocatore si potrebbe anche prendere per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro. Secondo te li vale, il gioco vale la candela? Ma sai, lui, il fatto che l'abbiano fatto giocare così poco, effettivamente, come dicevi pure tu, è un segnale che insomma, c'era la preoccupazione che lui potesse essere condizionato dal fatto di sapere che avrebbe avuto contro i probabili futuri compagni, con la sua probabile nuova squadra. Qui però ed è uno di quei giocatori, noi siamo sempre sul Napoli ossessionato da questa cosa dell'esterno sinistro che non riesce a trovare, di cui non riesce a avere più l'apporto, e quindi lì potrebbe essere una chiave per colmare quel tipo di buco, e in effetti mi sembra che sia probabilmente il più concreto di chi è, credo, e sia, anzi, è il più concreto possibile ingaggio nel mercato invernale. Quanto sta mancando Lorenzo Insigne a questo Napoli? Pensavamo tutti che mancasse tanto, ho la sensazione che stia mancando anche più di quello che pensavamo, che per Napoli pensava, che Benitez pensava, che tutti pensavamo.
perché non abbiamo trovato un'alternativa, però anche perché Mertens si è fatto male pure lui, certo, e quindi manca quello. Io all'inizio pensavo, vabbè, meno male abbiamo Mertens e lui tapperà il buco di Insigne, però se si fa male pure Mertens, ovviamente gli lasci sta un buco enorme. Tentiamo di topparlo Gulam, però Gulam, come abbiamo visto, non è assolutamente accessibile. A proposito di Gulam schierato così nel primo tempo, credi che anche Benitez abbia avuto qualche responsabilità nella partita di ieri? Ma sa, Benitez lui è, diciamo che nella partita di ieri ha avuto una specie di doppio, sempre pensando ai famosi buoni e cattivi. Lì per un verso, per l'impostazione che ha dato la partita del primo tempo, soprattutto il primo tempo il Napoli era piuttosto freddo e come se guardasse la partita con distacco, non dava calore alla partita. Poi nel secondo tempo, nel secondo tempo, soprattutto nel finale, il burrascoso, bello, intenso, ha dato quella intensità che mancava alla squadra. Quindi l'episodio della fascia sinistra che dicevamo prima, Gulam, che ha messo che è stato svincolato da quel carico di troppo attaccante per poter tornare poi nel suo ruolo più indietro, è stata forse la mossa più importante della partita di Benitez ieri. E quindi insomma si è rifatto in corso d'opera. Esatto, si è rifatto di quello che all'inizio sembrava un Napoli sbagliato. E questo è importante per un allenatore che sa anche tornare sui suoi passi. Per chiudere, Paolo, ti chiedo di Napoli-Empoli, che sulla carta è una partita facilissima, così come doveva esserlo tutto sommato quella col Cagliari, però l'Empoli, come il Cagliari, è una squadra che gioca molto molto bene, è una squadra che è vero, è uscita sconfitta da tutti gli scontri con le grandi, ma non ha mai sfigurato, anzi è sempre uscita con tanto rammarico ma senza punti, tra gli applausi ma senza punti. Dobbiamo stare attenti alla squadra di Sarri. Facevi riferimento al Cagliari, però devo dirti che pur con tutta io alla scaramanzia sono ultra attento. Però la partita di Cagliari era un'altra cosa, perché le partite di Zemano, le squadre di Zemano, lo sappiamo, puoi vincere 5-0 e puoi perdere 5-0 con l'uguale percentuale. L'Empoli mi sembra sotto questo aspetto un po' meno pericoloso per quel che riguarda l'imprevedibilità, e quindi diciamo mi consente di essere un po' più fiducioso, ecco. Quindi insomma non dovrebbe sfuggirci, non, ecco, con tutti i ferri, toccando tutti i ferri del mondo, non dovrebbe sfuggirci. E speriamo bene. Paolo, un abbraccio forte e forza Napoli, a risentirci anche a martedì prossimo. Anche a voi, anche agli ascoltatori, ciao a tutti. Grazie a Paolo Prestisimone e buon pomeriggio al maestro Adolfo Mollichelli. Ciao Adolfo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi e agli ascoltatori. Allora, una gara dai due volti, per un'ora un Napoli timido, un Napoli un po' impacciato, un Napoli che subisce, poi arriva lo schiaffo, arriva qualche sostituzione e si rivede un buon Napoli che alla fine, come è successo già col Genoa, sullo stesso terreno di gioco nell'extra time riesce a strappare almeno un punto. È giusta la lettura della gara? Sì, grosso modo sì. Approfondiamo, però, allora partirei dall'inizio, cioè dalla formazione che stavolta non mi è piaciuta. D'accordissimo. Non mi è piaciuta la formazione iniziale perché era praticamente un votarsi alla una contrapposizione diretta allo scacchiere della Samp, che è una squadra scorbutica che sa comunque tenere molto bene il campo. Però queste squadre così vanno attaccate in un'altra maniera, cioè la partita andava secondo me all'inizio sviluppata in un altro modo, sviluppata che cosa significa? Con uomini diversi, non con la catena di sinistra formata da Britos e Gulam. Purtroppo va anche detto che non so che cosa
sia accaduto ormai, no? Che stia accadendo, insomma, ad Amsic che praticamente diventa un uomo in meno, è doloroso dirlo, ma è così, cioè, alla luce di quello che si è visto, cioè, io non ho mai fatto una critica nella mia vita a priori, ma dopo quello che vedo in campo, poi traggo le mie modestissime conclusioni. Tu sai benissimo quanto per me sia, consideri grave purtroppo l'assenza lunga di Insigne, che è un giocatore che fa la differenza in questo scacchiere del Napoli. E allora ci metti due difensori sulla catena di sinistra, Amsic uomo in meno, diciamolo, perché bisogna dirlo in questo momento, cioè da un po' di tempo a questa parte un uomo in meno, Mertens hai dovuto ricorrere un po', sappiamo l'incidente grave che ha avuto, per fortuna risolto, ma comunque non è ancora lui, e allora bisogna pescare nel panierino e magari dare una fiducia maggiore a un giocatore come Zapata, che poi è risultato determinante, perché Higuain è un po' nervosetto, forse è meglio che ci sia come terminale offensivo Zapata, Higuain che gli giri intorno, ecco, insomma, così detto proprio molto molto terra terra, semplicemente. Adolfo, io volevo approfondire proprio, ecco, due parti del tuo discorso, al solito perfetto. La mancanza di Lorenzo Insigne, prima con Paolo Presti Simone credevamo che mancasse tanto, ci siamo accorti che manca tantissimo a questo Napoli, e poi questa coppia, ma insomma venite un pensierino ogni tanto, potrebbe farlo mandandoli in campo dal primo minuto insieme, visto proprio il gol, cioè Higuain si riporta a spasso e Duván si tuffa nel vuoto. Appunto, terminale offensivo, magari si può anche cambiare un po' e fare un'impostazione più 4-4-2 in certe partite, e comunque adesso come terminale offensivo, alla luce di quelli che sono i giocatori che sono abili, mi sembra un po' come dire, andare controcorrente, contro se stessi. Insistendo su questo Amsic, che tralasciando la possibilità di avere un terminale offensivo di una certa anche potenza come stazza fisica di Zapata, Higuain che gli gira intorno e che sa portare via l'uomo, e magari può trovare anche lui la via del gol più frequentemente, a parte però ammesso e non concesso che si debba dare anche una regolata psicologica ai Higuain, perché lo vedo molto nervoso. Il pipite è sempre infuocato. Sì, però molte volte, cioè, sai, il nervosismo poi non ti porta a fare le giocate naturali. Lui c'ha nel suo DNA della naturalezza del dribbling, della grande tecnica, tira con tutti e due i piedi, colpo di testa, c'è tutto, insomma, mi pare che si sia fatto un po' nella partita con la Sampdoria addormentare dal suo compagno di nazionale e tra i pali. Infatti, evidentemente lo conosceva bene e che non si è fatto ingannare, non si è fatto ipnotizzare. Un altro giocatore che sta mancando a questo Napoli, Adolfo, è inutile girarsi intorno, da un po' di tempo, è Callejon. Sì, anche Callejon sta avendo un po' di una involuzione che prima praticava la fascia in una maniera diversa, poi si spostava anche spesso e volentieri, convergeva, si spostava anche a sinistra, però di Callejon, insomma, credo che sia soltanto una questione di un appannamento che ci può stare, insomma, un appannamento è semplicemente un momento, sì. No, un momento sì, no. Insomma. Sì, credo proprio di sì nel suo caso, perché poi non si può mettere in discussione, insomma, tenendo conto anche di tutto quello che ha fatto finora. Chiudiamo con il mercato e questa suggestione la Vizzi.
Io l'ho detto, io la sto chiamando così, suggestione, sogno, perché sognare non costa a nulla, come dice Marzullo, aiuta a vivere, però non illudiamoci, ma valerebbe la pena fare uno sforzo per il pocio, tentare già a gennaio e perché no, soprattutto se, come si mormora, qualche big dovesse partire a giugno per sostituire appunto questo big. Guarda, io i cavalli di ritorno non mi sono, a me i cavalli di ritorno insomma non mi sono mai piaciuti, insomma, anche perché poi raramente portano a bene, portano a delle conclusioni positive. Non discuto l'Arezzo, per carità, questo sarebbe stato il giocatore che nel Tridente, quando c'era lui, Cavani ed Amsic in grande forma, era quello, secondo me, dal quale non si poteva prescindere. Però sai, i cavalli di ritorno non... poi bisogna, tu giustamente dicevi una suggestione e paventavi anche la cessione eventualmente di un big, e questo poi non sarebbe, guardando proprio al futuro, non sarebbe positivo, non sarebbe positivo, perché se tu l'avessi lo prendi devi fare un po' dell'attacco dell'Argentina, allora cioè Higuaín e Lavezzi vicini, come giocano nell'Argentina, come hanno giocato nel mondiale, non sarebbe male, non sarebbe malaccio, non sarebbe male, però devi tenere poi anche, io non so tu a chi ti riferisca, Caigón probabilmente, Caigón appunto, importante però che resti Higuaín, insomma, ecco. Tra l'altro, Adolfo, spesso i tifosi con un po' anche di malinconia dicono: ma immaginate se non avessimo venduto Lavezzi e Cavani, adesso anche con Higuaín, con Caigón, con questo Insigne così maturo, e che squadrone, che attacco stratosferico. Allora veramente si poteva giocare in 10 tutte le partite. Avremmo potuto giocare in 10 tutte le partite, che poi dimostrate che quando c'hai dei giocatori di una classe superiore, anche l'inferiorità numerica diventa relativa, insomma, diventa relativa. Speriamo bene, speriamo presto di vedere un attacco super stellare, ancora più forte di questo che abbiamo. Speriamo bene. Significherebbe che il progetto va avanti, cresce, che le cose vanno davvero bene. Che non ci si fermi eternamente a metà strada, ecco. Come sta accadendo anche quest'anno, purtroppo. Esatto. Napoli Magazine. Eccolo qui il nostro direttore, che torna più pimpante di prima. Direttore, ci sei? Sempre, ci sono. Ma sempre. Sei pimpante? Sempre, perché più di prima? Assolutamente, anche perché mi sono arrivati messaggi che insomma Michele hanno detto deve avere più verve. Allora ritorniamo noi, ragazzi. Cioè, Michele è più verve. Cioè, che devo fare? Il pulcinella della città? Cioè, no, più carattere, più grinta, come il nostro Napoli, come il nostro Duvan Zapata. Cioè, Zapatone ha recuperato la partita, Michele. O Zapatone non si scorda la maglia e non si scorda nemmeno come si fa gol, e lo sta dimostrando con i numeri che sono dalla sua parte. Assolutamente, straordinario. Merita un applauso speciale. E diamo il buon pomeriggio alla prossima ospite, ce l'abbiamo in collegamento. È certo che sì. Allora, io sono contentissimo, perché certo il momento sì. Più aspettato e atteso dagli amici di Twitter, Facebook, non un solo. Un gran momento di ommità in questo momento. Da grandi e piccini, già ci arrivano migliaia di tweet per la nostra. Centinaia di migliaia, miliardi. Milioni. Se facessimo vagonate di tweet per 50 centesimi al messaggio, altro che Lavezzi. Ve la fai annunciare? No, dicevo, cioè, fino adesso stavi dormendo, adesso ti svegli. Ma guarda, cioè, io dormendo fino a... Si è fatto 20 minuti di sonno, ragazzi, io veramente chiedo scusa. Ti eri immunerizzato. Anna Trieste, buon pomeriggio, ci eravamo dimenticati. Ciao, ragazzi. Ciao.
non parlate allora di Miller, perché io stravedo per Giorginio e quando non ho visto Giorginio in campo ho detto ai 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 ai. Già su questa frase, Anna, ti chiedo di non intervenire, perché uno che stravede per Giorginio ha già detto tutto. Ma perché c'è un centrocampista migliore nel Napoli questo? No, vabbè, perché no? Vabbè, no. Cioè, tu mi stravedo per Mascherano, per Iniesta. Ma no, io parlo di che belli cacchi, pure a me piace, pure a mia mamma ci piaceva Lendelon, però sto sposando dal papà. Voglio dire, speriamo che mamma non era all'ascolto, o papà, insomma. No, però dico, se mia mamma, diciamo, avesse perseverato con Lendelon, probabilmente io non sarei nata. Giusto. Questo potrebbe essere anche visto come un fatto positivo, però diciamo, no? Direttore, rifacciamo la presentazione. Ed ecco il prossimo ospite, Anna Delon. Ecco, no, sarebbe, veniva veramente una chiavica, no, no. Suona male. Anna Delon ancora peggio, poi, davanti, secondo me. Sì, sì, vabbè, infatti ti pregherei di smetterla con questi tentativi. Esatto, cioè, vogliamo provare a parlare un attimo di Sampdoria-Napoli. Anna, da dove partiamo? Però mi raccomando, non anticipare il top home week di domani. No, no, assolutamente. Ma a parte che ancora non l'ho elaborata, perché sono a Roma, e quindi quando io sto a Roma, cioè, i pensieri relativi al Napoli mi arrivano, cioè, li elaboro in maniera più attutita, capito? No, troppo questo AO sotto fa interferenza. Però dico, tra l'altro qua piove, quindi si sente la tua mancanza. Invece qua no. Infatti, hai visto, quindi devi mi tornare. Sembriamo veramente, diciamo, quelle telefonate degli emigranti con il mio tempo, ma là che no, siamo arrivati veramente su un punto di non ritorno. No, ma andiamo. Siamo anche vicini alla famosa canzone, no? Proprio come periodo. Sibilla, non allungare i tempi. Va bene, parliamo di Sampdoria Napoli. Ah, ecco, finalmente. Cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto? Cosa mi è piaciuto? Allora, mi è piaciuto il fatto che praticamente Ferrero ha fatto tutto di lui burdel per un punto, diciamo, tendenzialmente. Quindi magari si poteva, diciamo, risparmiare questo show con la mutanda e la sciarpa in testa, scusate, con che c'era in testa questa cosa, si è fatto venire un embolo, ma alla fine, diciamo, è rimasto, ma ha detto che noi siamo stati fortunati. Cioè, non siamo stati fortunati, però ha detto questa cosa. Quindi questo mi è piaciuto. Non mi è piaciuto assolutamente la dormita generale, che, diciamo, che di solito io la faccio partire sempre da dietro, no? Dalla difesa, in realtà è partita proprio, diciamo, da Higuain, cioè dall'attacco, no? Ieri Higuain ha sbagliato troppo. Secondo te perché Higuain era così, diciamo, fuori dalla zona radar della porta avversaria? Ma non è manco quello, perché poi in realtà lui le ha avute delle occasioni, solo che non si è comportato come l'Higuain che noi conosciamo. Cioè, due volte almeno l'avrebbe fatto in un'altra partita quel gol, e uno doveva saltare il portiere, no? Non ha avuto, non lo so perché non l'ha fatto, non ce la faceva, troppo muzzare, non lo so. Però fatto sta che comunque non ce l'ha fatto. Secondo me c'è questi momenti di down. Sicuramente Zapata l'ho visto più aggressivo. Duvan Zapata, cioè, come ha esultato al cross di Gulam? Vabbè, poi ti voglio chiedere del primo tempo di Britos, cosa ne pensi, chiaramente? Ma guarda, veramente, cioè, quello è un io voglio capire, noi il voto a quale santo, a quale Madonna l'abbiamo fatto, perché quello è un voto che abbiamo fatto. Secondo me De Laurentiis ha fatto un voto a qualcuno, e quindi ci ha brito per tenere fede a questo voto. Perché poi, tra l'altro, in realtà ci sono state delle partite l'anno scorso che Britos si era proprio veramente arripigliato. Io lì dissi, vabbè, Benitez è riuscito veramente a cavare il famoso sangue dal broccolo invece dei morti per i tifosi, che invece è l'effetto che il sangue dal broccolo Brito mi mancava, però. Invece adesso siamo ritornati a quei livelli, veramente. Non lo so, voglio. Comunque, se giochiamo senza, secondo me è meglio. Giochiamo sempre in 10 e via. Senti, ma quando Ferrero ha detto vado a casa mezzo infartuato, grazie al fondoschiena di Aurelio, un punto per uno non fa male a nessuno. Cioè, ma proprio...
Ma allora io l'ho detto già, ho detto che comunque grazie a Ferrero, cioè noi siamo stati rivalutati tantissimo come aplomb il fatto di presidenza societaria, perché inizialmente c'era questa cosa un po' di De Laurentiis, era un po', come dire, un fanno. Invece è una ballerina del San Carlo, no? Rispetto a Ferrero, De Laurentiis. Poi il circolo del Bridge, cioè noi proprio ci abbiamo fatto un salto. Quindi grazie a questo, che devo dire, infatti ieri sono stata contenta, devo dire la verità, che De Laurentiis non c'era allo stadio. E infatti poi sarebbe stato un mix esplosivo, anche se, oddio, sì, poi ognuno la vive in un modo la partita, quindi chiaramente vedremo. Anna, ma questo incontro che c'è stato Osti-Bigon per portare Gabbianini a Napoli ti piace? E poi soprattutto sul Pocio Lavezzi, lo riportiamo in azzurro oppure sei di quelli che dicono no, vabbè, i cavalli di ritorno? No, allora, su Gabbianini non mi voglio esprimere, perché se è per questo Bigon, cioè, si fa questi giri, diciamo, dell'Europa, secondo me per fatti suoi, e la gente comunque dell'Italia per fatti suoi, cioè magari si va a fare un weekend da una parte e quanti pensano che quello sta facendo il calcio mercato. Secondo me è venuto un po' troppo, cioè sta facendo altri fatti. Ma a parte questo, invece su Lavezzi, quindi su Gabbianini non mi voglio esprimere. Su Lavezzi invece, a differenza di quell'altro, dell'innominabile, non... Diciamo chi sarebbe? Aspetta, fammi capire chi è quello che inizia con la B e finisce con la I. No, quello là, quello lì, quello là, quelli che io stavo facendo le bomboniere e lui se n'è andato, cioè ha preferito la baguette alla sfogliatella. Quello che inizia con la C e finisce con la I. Quello. Anna aveva un rapporto speciale a distanza con... Noi stavamo facendo le bomboniere, no? Cioè io stavo già scegliendo le bomboniere per questo matrimonio e poi lui purtroppo se n'è andato... Ti ha abbandonato. Comunque, a parte questo, no, quindi su Lavezzi non c'è un veto di principio, francamente. Però non faccio salti di gioia, però nemmeno, insomma, mi dispero oppure dico no. Come per esempio per quello, perché io tipo Cavani me lo riprenderei solo per rivenderlo. Cioè non ho capito, ti riprenderesti Cavani per rivenderlo? Certo, cioè per dargli lo schiaffo morale, no, venderlo tipo a qualche... No. Cioè io lo ricomprerei solo per venderlo, per regalarlo a qualcuno, ma dice ti faccio a costo zero, no, a spregio proprio, sì. No, vabbè. Sì, sì. Vabbè, questa è una chiara considerazione da amante ferita e da innamorata ferita. No, è una ferita. Considerazione di una persona che ha fatto un viaggio Roma-Napoli con un cartonato di 2 metri che non si poteva piegare, che era appunto Cavani, no? E tutto questo poi lui che fa se ne va, cioè io ho dovuto fare questo viaggio in treno con la gente giustamente sconvolta perché io viaggiavo con questa sagoma e lui se ne andava, cioè non mi sembra giusto. Vabbè, poi in privato voglio assolutamente un'immagine di questa scena che avrai conservato. No, no, immagino invece un viaggio Roma-Napoli con il cartonato di Petrazzuolo. Vabbè, quello vabbè, già ma c'è meglio, capito? Perché comunque c'è in the art, quindi non serve, no, figurarlo fisicamente. No, ragazzi, comunque ve lo giuro, è comunque stata una brutta esperienza che non auguro a nessuno, francamente. Bene, io ringrazio Anna Triste, però ragazzi restate collegati su napolimagazine.com, chiaramente vabbè, c'è stato poi tutto il report sul napolista come sempre degli amici Gallo e Ilaria Puglia che abbiamo ascoltato anche ieri e che saluto e ringrazio, però grande, ecco domani direttore. Domani su napolimagazine.com c'è la classifica personalissima di Anna Triste con il podio azzurro, quindi la classifica dell'omità. Primo, secondo e terzo posto, vedremo chi sceglierà Anna. Un abbraccio forte a Anna Trieste. Ciao Anna. Ciao Agiuni, salutatemi Napoli. Certamente. Ciao Anna, grazie. E Antonio, da Anna Trieste al nostro grande Mister Z, Mario Zaccaria. Ciao Mario, buon pomeriggio. Ciao Fidele, mi saluto a tutti voi. Mister Z con voi. Mister Z, sta andando fortissimo il tuo punto su napolimagazine.com. Tanti punti, però in effetti è così. C'è una tiratina d'orecchie a qualcuno in particolare, o sbaglio? Sì, voi sapete che io ho un detto di questa tiratina di orecchie, ogni tanto bisogna farla. Mi riferisco a Benitez, ovviamente, perché
ieri aspettavamo la discesa in campo, io personalmente aspettavo la discesa in campo di Zapata come se dovesse essere, come dire, l'angelo atteso sulla terra, ma non arrivava mai, è arrivato solo a 13 minuti dalla fine. E poi, come voleva si dimostrare, alla prima occasione, ma non perché Zapata sia Pelé o sia Maradona, è perché la tattica che cambia con la presenza contemporanea in campo di Zapata e di Higuain, cosa che Benitez ci ha fatto vedere 13 minuti ieri e forse altri 6-7 minuti in una precedente occasione. Io invece ritengo che con determinate squadre, o comunque quando si deve recuperare un risultato o quando si deve sbloccare una partita, ci vogliano assolutamente due attaccanti di ruolo, ci voglia una presenza corposa, è il caso di dire, proprio nel caso di Zapata, a fianco di Higuain, perché se riflettete sull'azione del gol di ieri, c'è un cross di Gullam da sinistra, due difensori della Sampdoria si avventano su Higuain, la palla passa, Zapata, grazie al fatto che questi due si sono rivolti, hanno rivolto la loro attenzione verso Higuain, rimane solo e comodamente può appoggiare il pallone in rete. Elementare. Quindi mi sembra di capire, cambiamo modulo, cioè almeno contro determinati avversari. No, io sono un cultore della flessibilità in tutte le cose della vita, il calcio è una delle espressioni della vita e quindi ci vuole flessibilità per me anche nel calcio, l'intransigenza tattica non porta a niente. Ci sono delle partite in cui il modulo di Benitez, l'unico modulo che lui concepisce, può andare bene, va bene sicuramente. Ci sono altre partite, tipo, faccio per dire, il Chievo in casa piuttosto che il Cagliari in casa, cioè partite nelle quali bisogna, pronti via, attaccare, segnare due o tre gol e poi dopo ci si può sbizzarrire a togliere tutti gli attaccanti di questo mondo, a mettere terzini, difensori centrali, centrocampisti difensivi, ma dopo aver conquistato il risultato. Mentre invece, insomma, questa tattica di Benitez, che è una sola, secondo me in certi momenti non solo non serve, ma è controproducente. Ma questa al è una cosa di... che Mister Z dice da anni. Certo, no, dico, al di là di questo, però non possiamo non dire che ci sono stati almeno due rigori evidenti non concessi dall'arbitro Rocchi al Napoli, uno su Albiol e l'altro su David Lopez. Non riesco a capire perché falli evidenti non vengono sanzionati. Sì, sì, no, ma questo è assolutamente così. Cioè, rimane il fatto che per il Napoli c'erano due rigori, però rimane anche il fatto che il Napoli si è fatto schiacciare dalla Sampdoria. Rimane anche il fatto che attaccare con quelle modalità non è il modo più producente per produrre un attacco. Poi Rocchi Dormì, presumibilmente più di lui, si è fatta una pennichella anche l'arbitro di porta, perché francamente mentre Rocchi è dietro passione nel caso sia di Albiol e anche di Lopez, e quindi in linea di massima ci può anche stare che coperto dal corpo dei giocatori non riesca a vedere la tirata di maglia nel caso di Albiol, un po' più strano che non abbia visto l'affossamento di Lopez visto che era rivolto verso di lui, ma comunque ci può essere. Quello che invece non si capisce com'è possibile che non se ne sia accorto l'arbitro di porta, ma allora che ci sta a fare? È il discorso che facevamo in apertura a Mario, cioè questi signori che prendono, mi sembra, dai 2.500 ai 3.000 euro a partita, che si concentrano pure, si sforzano, si posizionano, non vedono nel fine settimana, almeno le cose mi vengono in mente, le prime cose mi vengono in mente, un gol che era gol e due rigori che erano rigori, se non erano tutte e due, ma un rigore e tre quarti c'era per il Napoli. Ma guarda, sul gol o non gol, per la verità poi alla fine si è rivelato che non fosse gol, perché per pochissimi centimetri, forse un centimetro la palla, insomma, le tecnologie hanno dimostrato che non era entrata, però lì francamente ci può essere, perché insomma, per quanto sia un occhio abituato, quello dell'arbitro e quello del giudice di porta, però onestamente non è un occhio di falco. Ma invece è strano, è davvero molto strano che non si vedano falli da rigore come quelli che sono venuti ieri a Marassi, perché poi la cosa che mi meraviglia è che gli arbitri hanno questo malvezzo, dal mio punto di vista, di interrompere spesso sui calci d'angolo l'azione, fischiare in maniera inopinata ma ricorrente e catechizzare i difensori, gli attaccanti. Non si sa bene chi catechizzino, forse catechizzino tutti, perché così, insomma, facimmo a Muino. Sì. Quindi nel contesto generale, io adesso
faccio una cazziata a tutti, così se attaccanti e difensori si regolano in conformità. Quella per me è una perdita di tempo assolutamente inutile, perché i difensori fanno i difensori, gli attaccanti fanno gli attaccanti. L'arbitro si dica inutile che perde tempo e fa, come dire, fa questa sceneggiata: mi raccomando, non vi spingete, non vi toccate, vi sto guardando, non vi sono guardato. Ma tu fai l'arbitro, nel momento in cui ci sta un fallo lo fischi, arrivederci. Bravo, perché bravo. Questo fallo possa essere un fallo fatto dall'attaccante nei confronti dei difensori, o, come più spesso avviene, come abbiamo visto due volte ieri sera, da parte dei difensori nei confronti degli attaccanti. Quindi io credo che sia anche una questione legata al fatto che la dirigenza degli arbitri italiani, e non solo italiani, dovrebbe cambiare registro, dovrebbe dire ai direttori di gara come comportarsi in circostanze simili. Voi tacete, guardate e intervenite quando c'è da intervenire. Francamente tutte quelle chiacchiere stanno a zero. Benissimo. Caro Mario, per chiudere proprio un flash, ma il voto più alto a chi lo dai e qual è? Ma nel Napoli, ovviamente si riferisce alla... Del Napoli. Il voto più alto lo do a Zapata. Zapata è uno che gioca poco. No, dico quantizza. Ma io a Zapata 7, gli do 7 e mezzo, perché 7,5. Ha recuperato un punto che ormai era perso, e perché, ma non solo per questo, soprattutto per il fatto che è un ragazzo umile, modesto, ma che quando entra però si fa sentire. E il rapporto tra minuti giocati e gol segnati è francamente impressionante. Io adesso non so esattamente il calcolo, però così, spannometricamente direi che questo 57 minuti, questo è il calcolo, è qualcosa di straordinario. Effettivamente Zapata si sta dimostrando davvero uno che ha dei numeri da record, quindi ha segnato un gol ogni 57 minuti in questo campionato. È qualcosa di importante. A fianco di Guaino, ovviamente, mi riferisco. Certo. Grazie mille al nostro Mister Z, leggetelo su napolimagazine.com in apertura. Ciao ragazzi, un saluto a voi della redazione e ovviamente a tutti gli ascoltatori. Noi ci vediamo stasera in TV 20:45, torna Corner su Teleacheri 592 627, i canali sul digitale terrestre, se avete la chiavetta Sky 5592 o 5627, per un'altra bella puntata del salotto sportivo dedicato al Napoli in onda ogni martedì sera su Teleacheri. Da Michele Sibilla grazie a tutti, linea Dago, buon pomeriggio e forza Napoli. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.